in collaborazione con l'Unione Commercio Turismo Servizi di Bolzano. Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Hurricane. Oggi ho il piacere di presentarvi Piazza delle Erbe. Ci troviamo in un luogo nevralgico del centro storico della città di Bolzano e come sempre vi regalerò uno spaccato storico di tutti gli esercenti commerciali che qui lavorano e animano questa piazza. Non perdiamo più tempo, venite con me, andiamo! Piazza Antica di Bolzano, da sempre luogo centrale di comunicazione intracittadina, pullulante di gente, idee e colori. Ed è proprio al centro della piazza che si trova la Cassa Rurale di Bolzano. È una società cooperativa con 13 filiali, sempre al servizio delle famiglie e dell'economia bolzanina, grazie al suo personale altamente qualificato che offre consulenze mirate nel private banking e per le aziende del territorio. Osservando la fontana bronzea di Nettuno, ricordo la storia del cosiddetto Gabelwirt, opera magistrale di Georg Meyer di Fier del 1746. Essa, solo nel 1977, si è sostituita alla gogna pubblica, il Pranger. Devo dire che anche qui la moda non manca. I tre negozi Moiré accontentano proprio tutti i gusti e le esigenze per ogni fascia di età. Ecco Smartis, per uno stile chic, frivolo e stimolante, proprio quello che fa per me. Vediamo! In una piazza come questa non possono mancare l'arte ed il design, arts and crafts. Progettazione e consulenza dell'abitare, ricerca personalizzata di oggetti d'arredo, ma non solo, allestimenti vetrine, abbigliamento e un sacco di bijou. Passeggiando per Piazza Erbe desidero fermare una persona per chiedergli cosa rappresenta per lei Piazza delle Erbe, una giovane mamma. Ciao! Ciao! Che cosa rappresenta per te oggi Piazza delle Erbe? Per noi il nostro primo punto di fornitura di frutta e verdura, che per lei sono molto importanti, e poi ci rifacciamo gli occhi. Magari ci aggiungo che ci mettono anche un sorriso i commercianti quando ti vendono i loro prodotti e si sente proprio anche la freschezza per alcuni giorni. La Piazza Erbe nasce nel tardo 1200. Inizialmente si chiamava Obererplatz, dalla Obertor, che chiudeva i portici al lato ovest, mentre la Niedertor li chiudeva sull'altro lato, oggi Piazza Municipio. Nel corso dei tempi sparirono sia le porte che le famiglie che ne portavano il nome. Già allora la piazza era popolata di commercianti. Erano pochi e sparsi, infatti essa non era solo un mercato, ma un vero e proprio punto multifunzionale. Anders Colors of Benetton, intimo uomo, donna e bambino. Comfort, calore e stile nella campagna Anders Color per l'autunno e l'inverno 2012. Un mix di colori caldi e freddi che richiamano il tepore casalingo nel freddo dell'inverno. E per un corpo tonico e in forma in soli 15 minuti? La risposta me la dà Mandu. È giunta l'ora dell'aperitivo e sicuramente Irene saprà darmi un giusto consiglio per un look elegante, ma allo stesso tempo un po' bizzarro. Da Palermo e Re si apre un ambiente magico e storico, con specchi dorati, lampadari d'epoca, stoffe preziose, con le migliori marche e dalle più grandi metropoli di tutto il mondo.
Sono pronta! Super! E come sempre, per regalarvi anche un accenno storico della Piazza delle Erbe, siamo in compagnia di Gianni Bonadio. Lui che ha avuto un'attività professionale, un banchetto di frutta e verdura qui in piazza per 40 anni, ci racconterà un aneddoto curioso e un po' di come quello che ha rappresentato Piazza delle Erbe per lui. Era un lavoro che non ho scelto io. Vengo da una famiglia del Meridione, a quel tempo non si sceglieva molto, no? Poi io ho cominciato qui nel 1968, era abitatissima, eravamo il fulcro della città per quanto riguarda il mercato della frutta e della verdura, per quanto riguardava l'alimentari. Venivano tantissimi turisti tedeschi a comprare le verdure qui da noi e vi posso assicurare che a quei tempi, non so, negli anni 70 non conoscevo neanche i pomodori. Allora la domanda era sempre: was ist das? Cos'è questo? Cos'è questo? Che cosa rappresenta per lei oggi Piazza delle Erbe? È molto cambiata, l'avvento dei supermercati, si è tutto un po'. Ci siamo dovuti gli ultimi anni sicuramente molto specializzare e cercare di avere delle qualità, un po', delle qualità migliori per attrarre ancora i bolzanini a venire qui. E l'ambiente è bellissimo, sarebbe stato ancora più bello, probabilmente curato meglio, forse non so. Finalmente posso gustarmi uno dei migliori drink della piazza. Downtown, con il suo personale qualificato, propone una lista di ben 100 cocktail diversi, privilegiando ingredienti di qualità e prodotti freschi. Il locale propone uno stile luminoso e lineare, adatto per l'aperitivo e per le serate a tema, che non mancano mai. E per questa puntata di Hurricane è tutto da Piazza delle Erbe, che ci ha regalato un sacco di informazione, di divertimento e moltissima emozione. Vi invitiamo alla prossima puntata. Ciao!